Ciao amici, ciao amiche. Volevo fare una riflessione insieme a voi, perché voi sapete che questa storia del coronavirus sta veramente spaventando tutti e non solo, ma ci sta mettendo in una seria difficoltà in tutti i sensi. Quindi i danni che provoca questa cosa del coronavirus sono immensi. È inutile che vi spiego quali sono i danni, lo sapete da soli. Quello che io volevo dirvi è che io mi ritengo un ricercatore molto, molto razionale, molto razionale. Infatti, di fronte a situazioni di questo tipo, io vorrei che le persone fossero molto razionali. In che senso? Io vedo che gli italiani, io pure sono italiano, hanno un comportamento che io definirei molto irrazionale. Ossia, gli italiani sono disobbedienti al momento sbagliato. Invece di essere disobbedienti su certe cose, vanno ad essere disobbedienti sulle cose pericolose. No? Sai, questi atteggiamenti un po' gradasti, ah, ma io sono libero, faccio quello che mi pare, prende, va, di qua, di là, e così si finisce con il contagiare tutta l'Italia. Dobbiamo sapere essere anche patrioti. Un patriota è uno che dice, ma io non voglio contagiare tutta l'Italia. Anche perché se facciamo un sacrificio breve di pochi giorni, il fenomeno si conclude. Ma basta un cretino che comincia a contagiare da un'altra parte, ecco là che i sacrifici di un'intera nazione, si rovinano. Insomma, l'aspetto che io comunque volevo sottolineare è un altro. Voi sapete che molte persone dice sì, no, ma dobbiamo avere un pensiero positivo, pensiamo positivamente, preghiamo. E poi altri invece che gli piace la magia, oh, facciamo questa magia, facciamo. Altri invece gli piace la meditazione, fanno la meditazione tutti quanti insieme. Altri dicono no, però se noi parliamo a noi stessi, cambiamo il nostro DNA e facciamo in modo che reagisca in una nuova maniera differente anche al virus. Ecco, allora, come stavo dicendo anche l'altra volta, io sono molto razionale, razionalissimo, razionalissimo. E vi dico che, magari fosse così facile. Cambiamo tutti quanti, ci mettiamo lì, ci concentriamo tutti quanti insieme, e cambia il nostro DNA, oppure il virus scompare nel nulla per una questione di magia, per una questione di esoterismo, per una questione di qua, per una questione di là. Purtroppo la realtà vera non funziona così. Vi faccio l'esempio del bambino. Il bambino, come funziona il bambino? Il bambino spazia nell'immaginazione. Il bambino e le bambine, tutti, insomma, persone in tenera età, hanno una grandissima immaginazione. Voi avete visto un bambino quando si mette a giocare, prende il suo aeroplanino e vola, va a cavallo, dipende cosa la sua immaginazione suggerisce di fare. Se una volta andavano di moda molto i film di cowboy, quindi il bambino saliva sul bordo della poltrona e cominciava a fare finta che andava a cavallo e
conquistava l'West. Oggi magari sognano altre cose, un pilota di caccia, un pilota di elicottero, a parte che i bambini ormai l'usano poco, anche loro l'immaginazione, però il bambino ha pieno diritto di vivere nell'immaginazione e soddisfa la sua necessità di avere cose belle con l'immaginazione. Io faccio parte di una generazione in cui i bambini usavano molto l'immaginazione. Noi tra bambini giocavamo nel nostro giardino, era un'epoca in cui andavano di moda, c'erano degli sceneggiati di un certo tipo, e noi giocavamo a indiani e cowboy, per esempio, no? E ci divertivamo tantissimo. L'immaginazione è una cosa bellissima, però che il bambino sogna di fare un viaggio nello spazio e essere, che ne so, il primo a conquistare Marte, il primo uomo su Marte, oppure fa un viaggio alla Star Trek, ecco, insomma, i bambini con l'immaginazione possono fare tutto. Però l'immaginazione di un bambino è una cosa, l'immaginazione di un adulto è ben altra cosa. Noi dobbiamo imparare a usare l'immaginazione in un modo positivo, bello, creativo. L'immaginazione la usava anche Einstein quando lui ha scoperto la teoria della relatività. Lui ha usato l'immaginazione, ma ha saputo setacciarla e dire: tante cose che ho pensato, via, questa è buona, me la tengo e la propongo al mondo. Questa è stata un'opera di immaginazione, però che noi immaginiamo che facendo finta che il coronavirus non esiste, questo sparisce. Se noi immaginiamo che con la magia tutti quanti insieme si può fare chissà che, il coronavirus diventa innocuo, se noi immaginiamo che noi trasformiamo il nostro DNA perché ha 12 dimensioni, qua e là, che va che sia, lo trasformiamo e diventiamo inattaccabili al coronavirus, e questo è solo pericoloso. È come quello che fa il testimone di Geova e dice: no, ma io e mio figlio, sai, bambini piccoli, dice, il bambino piccolo che ha bisogno di una trasfusione per sopravvivere, ma io non gliela faccio perché va contro le regole dei testimoni di Geova, e comunque poi noi, avendo fede nel Signore, il bambino muore. Perché? Perché? Ma perché usiamo l'immaginazione, che è un dono meraviglioso, in una maniera così pericolosa? Perché? Quando basterebbe avere un comportamento razionale e concreto. Razionale e concreto. Io, per esempio, vi parlo sempre molto di alieni, no? Gli alieni, secondo voi, come sono evoluti? Grazie alla loro immaginazione? Sì, ma immaginazione scientifica. Grazie alla loro immaginazione? Sì, ma immaginazione pensando tutto l'immaginabile, dicendo: questo ci porta in una certa direzione, quest'altro non ci porta da nessuna parte. Quando a un certo momento nell'universo le forme di vita biologiche evolute inventano la nanorobotica per dare maggior potenza immunitaria al proprio organismo, perché la nanorobotica, io ve l'ho spiegata alcune volte, la nanorobotica funziona anche come anticorpi, nel senso che se c'è un virus viene distrutto. Questi nanorobot aurei, perché d'oro? D'oro perché l'oro è il materiale che meno inquina un corpo biologico, perché gli altri lo inquinano tutti. Nel momento in cui una civiltà sviluppa la nanorobotica, è chiaro che ti sconfigge tutte le malattie prodotte da virus, prodotte da batteri,
prodotti da errori nel codice genetico, tutte le malattie che possono avvenire in un organismo. Li correggono questi nanorobot e sono, li creano apposta, sono praticamente una specie di complemento cellulare, capito? Oltre alle nostre cellule si hanno in circolo questi nanorobot. Questo è il passo vero della medicina, il passo vero della medicina, che però noi non abbiamo ancora realizzato. Quindi, uno con la fantasia viaggia e dice, se avessi nanorobot non ci sarebbe il problema del coronavirus. Ci credo, non ci sarebbe quello, ma neanche tantissimi altri problemi medici, perché molto spesso le operazioni si fanno perché se avessimo invece i nanorobot non ci sarebbe bisogno neanche di fare le operazioni, perché le malattie che poi richiedono una chirurgia verrebbero impedite prima di cominciare. Cioè, le prime cellule che hanno dei problemi, vengono subito sistemate dai nanorobot, quindi non c'è questa degenerazione che poi a un certo momento ti costringe a fare una chirurgia. La nostra medicina purtroppo è ancora una medicina proprio da macellai, una medicina proprio primitiva, dell'età della pietra, e noi siamo rimasti purtroppo all'età della pietra. Noi avremmo potuto avere un'evoluzione meravigliosa che invece è mancata, non c'è stata. Non c'è stata. La scienza è una cosa concreta. Nel momento in cui noi avremo i nanorobot, allora a quel punto te ne freghi che esiste un virus come il coronavirus, te ne freghi, perché non colpisce nessuno. Però noi non possiamo illuderci che con delle cose così campate in aria si possa veramente debellare il problema del coronavirus. In questo momento noi dovremmo fare un momento di senso di responsabilità, senso di responsabilità individuale, collettivo, se ognuno fa il proprio dovere, capito? Se ognuno compie quelle regoline che basterebbero quelle, questo fenomeno coronavirus si argina e finisce lì e torniamo ad avere una vita normale. Quindi il mio suggerimento è di non fare come il bambino che pensa di essere Superman e si butta dalla finestra. In questo momento non è il momento di fare i bambini, è il momento di essere adulti razionali. Razionali. Quindi è un appello al senso di responsabilità individuale. Io lo so che ci sono molte ipotesi, no? Lo so che molta gente pensa che ci danno le informazioni sbagliate, non ci dicono veramente come stanno le cose e che questo è tutto un teatrino per ottenere degli scopi di tutti i tipi. Io lo so tutto quello che esiste dietro. Esiste una guerra economica, esiste il tentativo di imporre un certo tipo di situazione all'Italia, a tutta l'Europa. Per esempio, adesso è un momento splendido per il potere e per poter riproporre nuovamente il discorso dei vaccini e per addirittura poter mettere in atto finalmente la Genforce, no? Non è meraviglioso per il potere questo momento splendido? Le vere cause, chi ha causato questo, come ha fatto a causarlo, eccetera, eccetera, no? Ma io non voglio parlare di queste cose. Io voglio, cioè, a questo punto si possono fare tante ipotesi su questa cosa. Ma quello che interessa in questo momento, poi magari con le ipotesi ci giochiamo dopo, quello che interessa in questo momento è amare noi stessi e i nostri cari e tutta l'Italia,
facendo delle cose meno fantasiose e più concrete, semplici, semplici, sono cose semplici alla nostra portata. E se li facciamo tutti, questa cosa in breve sparisce. Questa non è una fantasia. Se noi smettiamo di contagiarci gli uni con gli altri, questa cosa sparisce subito. Quindi buon senso. Molto, molto, molto buon senso. Niente panico, niente stress. Ma buon senso sì. Ok.